L'azienda USA della Romagna sta cominciando ad imparare ad essere una grande orchestra, cioè a suonare insieme. Questa grande orchestra è fatta di eccellenze e di risultati già raggiunti nei territori. Pensate al nuovo ospedale della Romagna a sede a Cesena, pensiamo alla chirurgia robotica, pensiamo a tutte le sfide del futuro, sfide che hanno a che fare con la digitalizzazione, con la prossimità delle cure e con la capacità di spostare l'attività sanitaria dalla porta aerea e ospedale verso il territorio e quindi le case della salute. Queste sono le sfide che ci aspettano domani e la Romagna come laboratorio nazionale è pronta. Un altro importantissimo aspetto che vogliamo mettere al centro della nostra attenzione sono i destinatari delle nostre cure, quindi i pazienti. Il patient engagement e mettere al centro i nostri cittadini significa finalmente fare girare l'informazione sanitaria attraverso tutti i nodi della rete e consentire attraverso le nuove tecnologie di avere una risposta sempre più prossima. In questo pensate a quale grande opportunità avremo con la farmacia dei servizi e con tutta il trasporto e la digitalizzazione delle informazioni sanitarie perché possano dare una risposta sempre più prossima al cittadino. La Romagna è molto ricca professionalità, di offerta di servizi, è molto ricca anche dal punto di vista delle vocazioni che i nostri territori sono stati in grado di esprimere. Penso alla vocazione oncologica per alcuni territori, la materno-infantile per altri, il trauma o l'ematologia. Questa offerta di servizi è un'offerta pubblica a cui si associa una grande esperienza di un IRCCS oncologico oggi denominato Dino Amadori, che compongono una rete che chiamiamo Comprehensive Cancer Care Network, che potrebbe essere un primo oggetto di collaborazione di carattere nazionale e internazionale. Stiamo continuando a desiderare che la nostra Romagna sia un laboratorio organizzativo e culturale pronto a affrontare le sfide della medicina del futuro. Le sfide della medicina del futuro che ci chiedono di avere i progetti pronti quando il denaro del Recovery Fund o le opportunità dell'Europa saranno disponibili.